Colui che Pio XI chiamò il Garibaldi della carità nacque a Franciscio di Campoldocino, Sondrio, da una famiglia religiosa. Il 19 dicembre 1842. Lo zio, prevosto di Campoldocino, gli ottenne un posto gratuito presso il collegio Gallio di Como, diretto dai padri Somaschi, dove per 6 anni studiò con ottimi risultati. Nel 1860 entrò nel seminario diocesano e durante gli studi di teologia conobbe San Giovanni Benedetto Cottolengo e San Giovanni Bosco. Ordinato prete nel 1866, si dedicò a istruire e a educare i giovani, in gran parte analfabeti, e a curare i malati ed aiutare i poveri. A causa di difficoltà con le autorità civili, fortemente anticlericali, si recò a Torino, rimanendo per 3 anni con Don Bosco ed emettendo i voti, ma il suo vescovo lo richiamò a Como. Nominato parroco a Pianello Lario nel 1881, San Luigi Guanella vi trovò un ospizio per orfanelli e un ricovero di vecchi ed invalidi, serviti da una comunità religiosa in formazione. Il Guanella si pose con tutte le sue forze a coltivare quel granello di senape, avendo come intelligente collaboratrice Suor Marcellina Bosatta. Nel 1886 il Guanella trasferì l'opera a Como, in locali più ampi e adatti, e la denominò Piccola Casa della Divina Provvidenza, in omaggio al Cottolengo. Alle suore diede il nome di figlie di Santa Maria della Provvidenza. Fondata poi una seconda famiglia religiosa, i Servi della Carità, il 28 marzo 1908 pronunciò i voti religiosi con i primi compagni, dedicandosi ad assistere i derelitti e a soccorrere le vittime del terremoto di Messina 1908 e della Marsica nel 1915, ad aprire scuole diurne e serali e a occuparsi degli emigrati in America. Nel 1913 fondò l'Arciconfraternita del Transito di San Giuseppe, che oggi conta oltre 10.000 iscritti nel mondo. Colpito da apoplessia il 27 settembre 1915, morì il 24 ottobre a Como. San Paolo VI lo ha proclamato beato il 25 ottobre 1964, mentre la canonizzazione è avvenuta il 23 ottobre 2011 per opera del Papa Benedetto XVI.